Ciao a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Saloon Simulator Demo. Allora ragazzi, quest'oggi ci proviamo la demo di questo nuovo ennesimo simulatore su, tra virgolette, attività commerciali. In questo caso, appunto, un saloon. Quindi facciamo un new game, ce la posso fare a dirlo, essendo una demo. Ovviamente non possiamo salvare, caricare o neanche spippolare tra le opzioni, però noi per intanto ci proviamo questa demo. La demo, come vedete, è solo esclusivamente in inglese, poi non si sa, come sempre, se il gioco sarà o meno in italiano. Io spero, portandovi insomma da un po' di tempo questi simulatori, perché comunque sapete che mi attirano da un certo punto di vista, ma spero sempre di vedere un qualcosa di veramente innovativo e divertente da giocare, perché il problema è che questi simulatori partono sempre con un bel presupposto, delle belle potenzialità, ma poi si perdono un po' fondamentalmente nel gameplay, che a lungo andare poi risulta essere veramente ripetitivo e quindi noioso. Per cui spero sempre che si riesca... Che cacchio è caduto? Non so, ho visto che è caduto qualcosa, ma vabbè, spero sempre che si riesca ad avere insomma qualcosa di interessante, come il gestire appunto un saloon nel vecchio West. Sarebbe molto carina come idea. Lì c'è un tizio, una tizia, chi è? Non lo so, sì lo so, devo togliere le tavole dall'entrata, ma volevo vedere chi era sto tipo, sta tipa, anzi, una tizia, caruccia però. Beh, dai, allora, a livello grafico non è male, ed adesso l'Unreal è stato utilizzato per fare sto gioco, quindi non è assolutamente male. L'ottimizzazione non è granché, avrei tolto volentieri la sfocatura di movimento, che a volte sembra esserci, a volte no, però comunque dalle opzioni non si può fare nulla, nel senso che non si possono toccare le opzioni in nessun modo, quindi purtroppo non c'è verso, e quindi niente, ce lo teniamo così direttamente con le opzioni di default. Vabbè, comunque noi adesso tiriamo via tutte ste assi che bloccano l'entrata. Ok, poi io spero di poterle eliminare in qualche modo, perché non le posso eliminare. Ok, va bene, e sì, il saloon è stato completamente abbandonato. Dobbiamo usare il cestino, diciamo, dei rifiuti. Ok, quindi lo prendiamo dall'inventario. Va bene, con tab... sì, però... Ah, è qua il cestino dei rifiuti, ok, grazie mille. Allora, quindi lo prendiamo così e andiamo a buttare dentro direttamente... Ma posso buttare... Ah, no, la sedia no, ok. Dove l'ho messo il cestino? Ce l'ho qua, perfetto. Ok, no, ritiramelo fuori, grazie. Allora, buttiamo via tutta la monnezza. Questo, vabbè, l'inizio classico, insomma, di tutti... i giochi di questo tipo. Ovviamente ci ritroviamo, chissà come mai, a dover sempre ripulire un immondezzaio, praticamente, l'abbiamo visto anche nel Narghilè Caffè Simulator, piuttosto che Internet Caffè Simulator. Insomma, tutti questi simulatori qua, non so perché iniziamo gestendo sempre un qualcosa di completamente devastato e abbandonato a se stesso, che è lasciato ovviamente in una condizione pietosa, e noi lo dobbiamo per l'appunto ripulire. Ma lì vedo dei punti interrogativi. Ah, sono questi qua sopra, ok. Non capivo se erano sopra il bancone o dietro. No, in questo caso erano qua. Perfetto, va bene. Dobbiamo usare la scopa, ovviamente. Oddio, si muove da solo il personaggio. Giuro, stava andando davanti da solo, mi sono spaventato. Ok, quindi prendiamo la nostra scopozza e andiamo a ripulire il tutto. Quindi vai, pulisci il tutto. Ok, ho trovato... What? Ah, ho trovato anche delle monete sotto lo sporco. Ok, vabbè, meglio così. Meglio così, qualche soldino. Magari succedesse a casa. Va bene, allora che pulisci, passi la scopa e trovi i soldi. Allora, quindi a questo punto prendiamo le sedie e le andiamo a mettere ovviamente al posto giusto nei tavoli. Ok, allora piuttosto comodo, devo dire, il sistema di... posizionamento degli oggetti, perché si vanno praticamente a incastrare da soli, diciamo così, e questa è sicuramente una cosa molto comoda.
perché non dovete star lì a diventare matti a trovare l'angoletto, vedete, si agganciano e ruotano muovendo semplicemente la visuale fin dove possono essere posizionate in questo caso le sedie, per cui questa è una cosa sicuramente molto comoda. Ma là ne mancavano però un paio che metterei, perché così almeno facciamo tutti i tavolini da 4 e chi si è visto si è visto. Questa la mettiamo qua e andiamo a mettere sulle ultime due. Perfetto. Chissà se c'è il cartello non sparato al pianista. No, no, non lo vedo, non lo vedo. Vabbè, comunque andiamo a sistemare qua le nostre sedie. Poi anche queste tende dovranno tirar via tutto, perché non capisco se dietro c'è, credo, un magazzino o qualcosa del genere. Va bene, e abbiamo sistemato il tutto. Ok, dobbiamo parlare. Vabbè, chi è che fischia? Oh, zio, arrivo. Madonna, ma ha ruotato la testa in maniera violenta. Va bene, qua ci danno fondamentalmente delle mission. Ui, ciao zio, ammazza come sei messo male. Sei messo veramente male, ma veramente male. Va bene, va bene. Sì, skippiamo la conversation, tanto non ci interessa. Dimmi solo che devo fare a livello di missione. Ok, sì, abbiamo un giornale. Ok, quindi il profilo delle persone con cui parliamo viene, diciamo, inserito nel giornale e va bene. Quindi dobbiamo andare a seguire quella location che è stata per l'appunto messa. Dove cacchio sta? Ah, sopra, quindi devo uscire da fuori. Ma forse potevo anche passare da dentro, però fa niente. Io passo da fuori, così ci guardiamo anche il saloon in esterna. Anche in esterna è messa malissimo. Ma com'è chiuso? Ma com'è chiuso? Ma chi è che ha sparato qua? Questo è il mio saloon, ragazzi. Io non ho una chiave. Ma scusate, intanto faccio un giro anche di qua. Possiamo comunque prendere tutto. Possiamo, insomma, prendere anche la monnezza. Poi andarla, ovviamente, a buttare. Buttiamo via sto cappello che fa un po' schifo. No, allora devo passare da dentro. Niente, devo seguirlo. Pensavo di poter passare anche da fuori. Ho detto così, nel frattempo diamo anche un occhio a come è messo il saloon in esterna. E devo dire che è messo particolarmente male. Ma io non posso aprire nessuna stracacchio di porta nel mio saloon. Ma è possibile sta cosa? Ma è possibile sta cosa? Cioè, sono io il proprietario e non ho le chiavi di nulla. Ma mannaggia voi, mannaggia. Vabbè, facciamo un giro di qua. Qua c'è la posta per attaccare i cavalli. E va bene, poi dovremmo sistemare tutto. E ok. Vabbè, e niente, dai, passiamo da dentro e via. Allora, andiamo dal tizio. Devo tirare via anche tutti i poster, che sono tutti luridi e scassati come non mai. Ah, ma perché forse devo tirare via le assi, mi sa. Ah, mi sa di sì, eh. Mi sa di sì. Ok. Chi è morto? Ma chi è morto? Ma questo ha trovato un corpo. Sì, ho capito. Sarà di un paio d'ore fa. Ok. Dammi una mano a ripulire tutto. Sì, ho capito, ma questo è morto. Ma che ce ne facciamo? Dobbiamo chiamare appunto lo sceriffo. Dove lo mettiamo sto tizio? Vabbè, vediamo dove metterlo. Vediamo un attimo dove metterlo, perché sennò è un problema. Sennò è un problema qua. Va bene, allora prendiamo sto telo. Ok, quindi gli mettiamo sopra, credo, un telo, almeno quello. Ah no, dobbiamo pulire il sangue prima, giustamente, sì. Con lo straccio, ah sì, devo abbassarmi, chiedo scusa. Con lo straccio prima puliamo il sangue. No, pensavo che usassimo il telo per metterglielo sopra. Almeno copriamo sto corpo. Almeno copriamo sto cadavere. Invece no, prima scusi, buon uomo, le passo un attimo sopra, abbia pazienza. Ma qua prima c'è da pulire tutto. Ok. Morticia Nelp. Ah, ok, lei è la becchina praticamente. Ah, interessante. Ma perché va da solo il personaggio? Ragazzi, quando tolgo quelle finestre mi va da solo. Vabbè, allora, ma non posso fare niente. Ah, lo posso prendere. Madonna, che impressione. Sì, vabbè, ma è oddio, aiuto. Ma perché si muove così male sto tizio? Perché si muove così male? Fa paura, sembra ancora vivo. Vabbè, io vado dalla tizia col corpo. Almeno ce ne sbarazziamo, perché qua devono arrivare i clienti. Oh, non è che possiamo mica star qui coi corpi. Tiè. Ah, cioè, era partito bene, era messo bene, guardate come è stato messo. Vabbè, ciccia, sì, dai, c'ho corpo qua da lasciarti, sì. Dai, dai, tienitelo tu, sotterralo, fanne quello che vuoi. Ok, va bene, va bene. Dobbiamo tornare nel saloon da V. Sì, ma io vorrei sistemarlo meglio, ma no, purtroppo il poverino, vabbè, è morto così.
È morto male, è morto decisamente male. È bello che quando lo stavo per posare nella bara aveva la posizione giusta con le braccia incrociate. Dopo si è perso via. Si è perso assolutamente via. Va bene, nuovo lavoro. Vediamo un attimino che lavoro mi dà da fare. Va bene, vediamo un attimo cosa ci dice. Tra l'altro non so neanche, probabilmente potremmo appunto anche avere... come si dice, lavoranti, insomma. Vuole un drink. Sì, prepara il drink. Ho capito il drink, ma qua è tutto lercio e svuncio. Vabbè, allora, vediamo un attimino come si prepara il drink. Ok, se va male facciamo il restart. Va bene, devo selezionare il tipo appropriato di bicchiere. Ok. E va bene, quindi il drink vuole lui, drink e glass. Ok, e te lo piazzo qua. Ah, ok, fermi, fermi tutti. Ok, ho capito. Allora, due di whisky così. E con enter. Ah, versiamo. Ah, due. Ok, 2.0. Hop, no, ancora uno. Dai. E dai. E versa. Oh, perfetto, perfetto. Adesso dobbiamo mettere questo, che invece vuole 1.0. Ancora un zig. Ok, perfetto. Poi vuole l'ice, tac, e andiamogli a mettere cubettino di ice. E poi basta, devo fare finish drink, ma non l'ho girato però. Non l'ho girato. Mannaggia, e vabbè. Vabbè, però fa niente, insomma. Penso vada bene, no? Ok, vabbè, poi insomma imparerò. Imparerò meglio, imparerò meglio. Ok, sì, vabbè, dai, dimmi se ti è piaciuto sto drink. Vabbè, dai, se l'è bevuto, quindi. Se l'è bevuto, dai, quindi andava bene, andava bene. Ok, dobbiamo aprire il saloon. Quindi siamo arrivati finalmente al punto in cui si apre il saloon. Sì, però io come scorte non è che ho chissà quanto, effettivamente. Però, vabbè. Intanto apriamo. Ok, open. Perfetto, e devo servire naturalmente i clienti. Quindi vediamo se arrivano i clienti. Apriamo anche di qua, va, che mi viene più comodo. Oh, il primo cliente, il cowboy che arriva nel nostro saloon. Vediamo un po' che cacchio vuole. Uè, zio, allora, vuoi un whisky? Sì, accetto l'ordine. Ok. Prepariamogli il drink. Allora, quindi, shot glass, vuoi questo, e due ozì di whisky. Ok, versa 2.0, ok. Ne ho messo un po' di più. Va bene, ne ho messo un po' di più, fa niente, toh, bevi. Bevi, bevi, zio, bevi. Ok, che vuoi tu? Ok, facciamo start. Allora, short glass. Oddio, questo già è ubriaco perso, quello là. Questo vuole il gin. Ok, il gin ce l'abbiamo. Sì, per fortuna sì. Sempre due. Ok. Dai, ancora un zig. Ok, perfetto, mamma mia. Mamma mia, precisione, te, chiappa. Buono, buono. Come, tu a posto? Sì, ma quanto stanno bevendo? Quanto vengono versato? Ma quanto cacchio vengono versato? Tanto sono vestiti in maniera identica. E bevono... con una bocca fantasma. Money, money. Mio, 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 tutto mio. Diga. Ok. Sì, vabbè, muoviti, non me ne frega un cacchio che io devo preparare i drink qua, dai. Allora, ok. Quindi, vediamo un attimino di fare l'ordine. Va bene, quindi vediamo un attimo di fare l'ordine. Aspetta che prima mi acchiappo i soldi che qua... Che qua devo fare l'ordine. Dov'è la cassa? È qua. Ok, store. Quindi nella cassa abbiamo lo store. Allora, quanti soldi abbiamo? 2 dollari 81. Ok, quindi ordinerei una bottiglia di whisky. Non è che possiamo fare molto. Abbiamo anche il food, che però è tutto bloccato. Abbiamo la cucina, quindi potremmo poi, che non si vede. Abbiamo il bar e abbiamo le decoration. Quindi guardate qua, possiamo mettere veramente l'ira di Dio. Poi è tutto bloccato, però insomma, c'è veramente, veramente tanta, tanta roba. Va bene, 1,25, qua siamo a 1,75. Prendiamo il cider, prendiamo il bitter.
Twitter, siamo a 2,45, prendiamo anche questo. No, 2,95 non ce la faccio. Questo non ce la faccio. Vabbè, fa niente, dai, prendiamo questi qua. Sì, confermo, confermo. Confermo, confermo, zio, confermo. Ok, ho fatto l'ordine, giovine. Ho fatto l'ordine, ho fatto l'ordine. Ok, sì, dai, ordine fatto, siamo a posto. Ok, dovevo versarti un bicchiere di gin. Va bene, cos'è che vuoi il drink? Quindi te lo piazzo qua. Ok, dammi un gin. Tiè, ok, tre addirittura. Quindi vai. Versa giù il gin. Ezza, mamma mia, oh, che precisione chirurgica. E finish drink, vai, to, tutto tuo. Tiè, bevi, bevi. Bevi, bevi. Sì, ma non mi paghi, giovane. Giovane, mi devi anche pagare. Maledetto, lurido. Ma quindi le cose. Ok, salve. Quindi dicevo, le cose mi sono arrivate e me le ha messe in automatico nell'inventario. Non ho capito questa cosa. Non ho ben capito questa cosa, ma va bene. Comunque, qua mi dice di servire altri drink. Quindi andiamo avanti intanto a servire i drink per adesso. E vediamo un attimino cosa fare. Allora, drink e glass. Ok, poi dovrò penso anche lavare i bicchieri perché vedo che scendono. Quindi mi sa di sì. Allora, due di whisky. Ancora un zic. E dai, è verso. Vabbè, però. Ok, e che cavolo. Poi il cider è qua. Vai. Cos'è uno? Sì. Ancora un zic. Ok. E andiamo al ghiaccio. Tac, anche il ghiaccio. Poi dovrò capire. Dovrò capire come farlo. Mi serve però il cucchiaio per. Ah, spoon. Vaffan bagno. Non l'avevo visto. Ah, era qua lo spoon. Ok, a posto, a posto. Sì, l'ho finito, l'ho finito. Io l'applauso addirittura. L'applauso. Però vedi pagarmi, magari. Whisky. Ok, vai. Tanto inizio a servire te. Cos'è che vuoi? Drink. Tiè. Allora, vuoi il whisky? Alla lemon, ma ce l'ho io la lemon. Forse negli additivi ce l'ho. Allora, intanto 4 di whisky, addirittura. Mettiamone 4 di whisky. Ancora un zic. Ok. Poi negli additivi abbiamo lemon. E non ce l'ho io però. Ah, no, il pezzo di limone mi serve. Ah, lemon. Ah, ok, era qua. Perfetto. E mettiamo ice, tac, e spoon, tac. Vai, 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 vai. L'applauso, qua voglio l'applauso, giovine. Voglio l'applauso, voglio. Arrivo, arrivo, non te incazzare un attimo, madonna. Questo vuole lo shortino. Quindi andiamo qua, prendiamo il gin. Dove cacchio sta? Tiè, e metti due di gin. Uno. E uno, due. Dai, dai. Ok, buona. A posto, a posto. Te, bevi, bevi. Bevi, bevi, tanto c'è l'Ines. Vediamo i soldi. Oh, 0,46. Meno male che mi ha dato qualcosina in più. Meno male, meno male. Perché se no era un bel casino. Qua poi abbiamo il tavolo delle ricette, diciamo, il recipes book, dove possiamo vedere per l'appunto tutte le varie ricette. Penso che poi proveremo, potremo anche sbloccarle. Ah, ma qua abbiamo dei soldi. Ma chi è che me li ha messi qua sti soldi? Oh. Chi è che mi ha messo qua sti soldi? Chi li aveva visti? Chi cacchio li aveva visti? Che vuoi, giovine? Sì, accetto l'ordine. Aspetta che piglio i soldi prima che qua mi fottono la roba. Oh, e qua possiamo anche andare a cucinare. Perfetto. Vediamo lui che vuole. Ah, perché vuole cucinare, vuole la cucina. Ok, dove. Aspetta, dov'è che stava la cucina? Ma dietro? Scusami, ah, qua. Ok, cooking pot. Penso di doverla mettere qua. Ok, sì. Quindi devo mettere questo. Ok, un ingrediente su 10. Ma tutti i 10 li devo mettere dentro? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Ammazza, che è un brodone di carne. Che cacchio sto facendo? Non lo so. Molto carino il modo in cui si mettono dentro le cose, devo dire molto carino. Next step, ok. Quindi così devo mettere patate? No, qua non mi fa mettere niente. E poi le spezie. Ma non mi fa mettere nulla però. Ah, perché ho già messo 10 di carne. Finish cooking. Grab. Ma io non so cosa gli ho cucinato. È una melma nera orripilante, sinceramente.
Ah no, aspetta, devo mettere la prima qua, giustamente. Perché devo prendere un piatto, ok, e andare a filare. Madonna che zozzo, ma che cacchio gli ho dato? Il petrolio gli ho dato. Che schifo, ma se lo mangio sul serio? Con le mani poi. Brodo di carne con le mani praticamente si sta mangiando. Però molto carino, devo dire. Come detto, la grafica, i modelli sono inguardabili, i modelli sono veramente inguardabili, anche quei tendoni lì. Il resto, il paesaggio, diciamo che fuori non è neanche malaccio, se vogliamo. E il piatto? Oh, zio, sei inchiappettato il piatto. Dove te lo sei messo soprattutto? Vabbè, non vogliamo saperlo. Non vogliamo assolutamente saperlo. Cos'è che vuoi tu? Vuoi il drink? Sì, vuoi il drink? Te lo faccio. Drink glass, tac. Ovviamente per adesso sono tutti molto simili. No, io vorrei capire solo l'ordine che ho fatto, se me lo aggiunge diretto nell'inventario oppure devo andarlo a prendere io da qualche parte, perché sinceramente sta cosa non l'ho capita, francamente. Non l'ho assolutamente capita. Vabbè, allora mettiamogli il ghiaccio, mettiamogli lo spoon, che così giriamo col cugiarin. Tac, è fatto, vai. Toh, bevi, bevi, tanto c'è l'Ines. Perché quello c'ha la benda sulla faccia? Che me lo vuol già rapinare. Me lo vuol già rapinare questo. Ancora, questo vuole la stessa cosa. Ok, alcol. Quindi qua. Ah no, questa è una cosa diversa. 4 di whisky e quello col limone. Ok, questo vuole quello col limone. Tiè, questo, dammi. Dove sta? Limone. Tac, ice, tac, spoon, tac. Dai, 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 dai. Ok, toh, piglia. Tu che cacchio vuoi? Questo vuole mangiare. Perché arrivo con la sbobba. Aspetta che arrivo con la sbobba. Te, magna. Ah, ecco perché me li ha fatti mettere tutti. Perché così ovviamente ne serviamo di più. Ne serviamo di più. Ci hanno buttato per terra. Oh. Dove cacchio vai? E i soldi? Ma che se stanno a menà quelli? Oh. Ma no, ma la rissa. Ma la rissa è nel mio bar. Oh. Ma la rissa nel mio bar, ma seriamente? E poi come si stanno colpendo? Mazza e botta. Ma no, quello ha preso un colpo che l'altro non gliel'ha neanche dato. Com'è possibile? Devo chiamare il dottore. Sì, ma zio, hai fatto la rissa. E i miei soldi, scusate, i miei bicchieri. Dove è sparita tutta la roba? Cioè, ho fatto due drink e un robo di cibo. E che cavolo, dai. Ma porca miseria. Il dottore, sì, beh, questo mi sembra un po' morto. Guardate come sta messo. Guardate come cacchio sta messo. Aspetta, dov'è il dottore? Aspetta, fammi chiudere. Non posso chiudere il salone. Ah, scusi. No. Chiedo scusa, chiedo scusa. Ah, è là il dottore, era qua che si sbracciava. Vabbè, è tutto vicino, devo dire che la città è estremamente piccola. Ma nella bacinella devo mettertela? Devo metterti il tizio nella bacinella, ma seriamente? Benvenuto, va bene. Questo sì, si presenta, dice che è il dottore. E va bene, e curerà le persone. Ok. Sì, ho capito, ma. Cioè, quelli sono inchiappettati la roba e alla fine non. Porca miseria, non mi hanno neanche pagato alla fine. Ma mortacci loro, ma dai. Cioè, vediamo pulire il sangue, che se no. Non mi sembra molto, molto il caso di aprire la gente col saloon sporco di sangue. Insomma, non è che sia proprio il massimo della vita, eh. Ok, puliamo anche questo. Buona. Buona così, buona così. No, non voglio il bidone della monnezza. Ah, se arrivo, vecchio, arrivo. Arrivo, zio, arrivo. Madonna, ma non ha gli occhi. Ah, no, c'ha gli occhiali. Che spavento. Ah, ma è Cassidy. Chi cacchio è? Vabbè, non lo so. È Cassidy che ci parla di cosa. A noi non ce ne può fregare di meno. A me interessa capire un attimino il gameplay. Se ci fa fare qualcosa di nuovo o se in questa demo finisce qua. Ok. Ah, ok, perché lui mi chiede un drink speciale fondamentalmente. Infatti, sì, vedete che è un drink completamente diverso e penso che ci vada a sbloccare anche una nuova ricetta. Quindi lui ci chiede un drink che preferisce, che è appunto un drink speciale. E grazie a questo andiamo a sbloccare, immagino, una nuova ricetta. Allora, sugar, questo qua ce l'ho, quindi te lo metto, ma tutto? Ok. Beh, non ho idea di quanto gli ho messo. Poi vuole il bitter. Dov'è bitter? È qua. Ok, un dash, due dash di bitter. Sì, poi ammazza quanta roba. Oh. Una fettina di limone. Poi una qualcos'altro no, eh.
Vuole ghiaccio, ok. E che glielo giri anche col cucchiaino. Va bene, poi abbiamo finito. Ammazza che drink. Oh, mortacci tua. Mortacci tua. Vai, vai. Sì, ma non mi paga. Ma non mi paga. No, ma perché io trovo soldi sotto al bancone? Chi è che fischia? Oh? Chi è che fischia? È sempre lì, c'è Iene, come cacchio si chiama? Ah, vaffanbagno, era aperto di qua. Ok, era aperto di qua. Era aperto di qua. Vediamo un po' se magari ci fa sbloccare, che ne so, anche la possibilità di dare in affitto delle carrozze, quei cavalli. Ok, ma la sto sfasciando tutta. Ma la sto sfasciando tutta con quale lag, peraltro. La sto sfasciando, ma comunque. Che cacchio sta succedendo? Ruote volanti. Ma poi perché trovo quei soldi per terra? Questo non posso aprirlo? No. Non posso aprirlo, mi sa che non posso manco spaccarlo. No, perché questo in realtà l'ho rotto, ma c'è cioè, più rotta di così. Più rotta di così, questa è la ruota. Vediamo se spacca qualcosa, sì. Cose. Ah, perché devo spaccarla tutta praticamente. Ah, ok. Ah, ok. No, vedo sti segni assolutamente posticci. Come vedete, se l'asse si sposta, i segni rimangono per terra. Dovrebbero essere i segni del legno rotto, praticamente. Ok, l'ho spaccata tutta. Più spaccata di così, se muore, che devo fare? Ma che devo fare? Ok. Ah, devo lasciare le parti larghe nel fienile. Ok, e prendere invece quelle piccole. Sì, ma io voglio acchiapparmi prima i soldi. Tira via sta roba. Dammi i soldi. Dammi i soldi. C'è una marea di soldi qua. Soldi dappertutto, peraltro. Soldi veramente, veramente dappertutto. Beh, qua potrebbe essere anche carina come cosa se facciamo lo sfasciacarrozze o altro. Anche questa non sarebbe male. Ok, qua mi ha lasciato. Mi hanno lasciato dei soldi, va benissimo così. E dobbiamo parlare col tizio. Ok, lì l'ho sfasciata tutta e va bene. Va bene, abbiamo preso i soldi. Ok, c'è anche lo sceriffo. Quindi allo sceriffo ovviamente dovremo fare attenzione, soprattutto laddove andiamo a fare, diciamo, cose illegali. Va bene, ragazzi. Allora, come detto, il titolo è carino, non è assolutamente male, è da sistemare sicuramente da un punto di vista tecnico, di ottimizzazione e quant'altro, però non è carino, ci sta l'idea di poter gestire un saloon, come detto, spero che nella versione finale ci siano, insomma, tutte delle situazioni di gameplay che appunto non lo vadano a rendere ripetitivo e noioso, perché, come detto, l'idea di simulare, diciamo così, la gestione di un saloon nel vecchio West è una cosa che mi attira particolarmente. Quindi io spero ovviamente che venga sviluppato come meglio si può. Quindi stiamo a vedere, ovviamente, quando uscirà la versione ufficiale, se ne varrà la pena. Come sempre ve lo porterò qua sul canale, poi mi direte voi cosa ne devo fare, appunto, se è una serie, miniserie, approfondimenti o quello che sarà. Detto questo, ragazzi, voi intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questo de di questa demo, scusate, lasciate un sacco di like, condividete, per l'appunto commentate, iscrivetevi al canale, se non siete iscritti attivate la campanella delle notifiche, per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, vi ringrazio di saluto e ci vediamo nei prossimi gameplay, ciao belli!